Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi. Che giorno è oggi? Il 2 febbraio, no? Il 2 febbraio. Vediamo quali sono i temi fondamentali sui giornali. Aspetta che metto qua anche su Instagram, perché mi sembra che non sia partita la diretta. Allora, quali sono i temi fondamentali sui giornali di oggi? Beh, c'è poco da dire. Tutti quanti i giornali italiani aprono sugli angeli del virus. Aspetta, questa non dispone a nulla. Aspetta, gli angeli del virus, il Messaggero, lotta al virus, svolta a Roma. E poi aspettate, Antivirus Italia, il giornale. Aspetta che c'è un altro ancora, un altro ancora, il Corriere della Sera. Ora l'Italia cerca la cura. Aspettate che qua devo fare un'operazione su questo cavolo di... insomma, l'Italia primato nella lotta al virus, perché le nostre tre, tutto al femminile, perché sono delle tre ricercatrici dello Spallanzani di Roma, sono riuscite finalmente a isolare il virus, le prime al mondo, tutte minchiate. Avete presente il termine, non saprei come essere più elegante, toc toc. Sapete come posso dire? Allora, il virus è stato già isolato da altre parti del mondo. Il virus, una volta che è isolato, in realtà poi ci si deve lavorare sopra. Le tre scienziate che sono sicuramente straordinarie, ma questa epopea, no? Aspetta, lotta al virus, svolta di Roma? Nessuna svolta. Il virus è stato isolato da altre parti, però noi ci dobbiamo, in questo gigantesco show, in questo gigantesco show che è diventato il coronavirus, i giornali italiani prima, nei giorni scorsi, hanno detto che c'era la pandemia, che moriva il mondo. Abbiamo dovuto interrompere tutti i collegamenti con i primi nell'Unione Europea, si vanantava il ministro Speranza, e poi io vi leggo questa lettera, 31 gennaio, ora questa cosa non c'è più, questo signore è il presidente dei trasportatori e dice: ci permettiamo di segnalare che con queste misure sono state messe indistintamente nei confronti dei voli passeggeri e dei voli cargo. Cioè, noi abbiamo per qualche ora messo in difficoltà l'Italia, che è un paese di esportatori, in cui il PIL, di cui non parla questo governo, cala dello 0,3%, e gli esportatori dicono: scusate, ci fate capire per quale motivo non avete specificato che anche i cargo possono invece viaggiare tra la Cina e l'Italia? Perché in realtà così sembrava. E non intendiamo entrare nel merito di misure così importanti e che riguardano la salute umana, segnaliamo però che se il problema non riguardasse le merci, sarebbe opportuno eliminare la sospensione per i voli cargo. Cioè, noi siamo stati questi geni unici a interrompere il flusso dei passeggeri e anche il flusso dei cargo. Secondo voi le nostre aziende come esportano in Cina, che è un mercato da miliardi di persone, se non attraverso questa roba qui? E in questo enorme show, ovviamente, le tre partecipanti alla ricerca dello Spallanzani, i politici hanno messo un cappellone così, Zingaretti, la buona sanità romana. Segnalerei a Zingaretti di andare forse in un pronto soccorso romano prima di parlare della buona sanità romana. E poi le invitiamo a Sanremo. Quindi è il coronamento del coronavirus, il coronamento dello show italiano, cioè la possibilità di e il marziano a Roma. Ve lo ricordate quello straordinario racconto del marziano a Roma, in cui nei primi giorni tutti quanti impazziti per il marziano, e questa nostra società dello show, che poi dicono gli slogan di far soltanto quell'altro, beh, insomma, ogni giorno trova uno show. E non sono complottista per distrarre dai veri problemi del paese, ma perché si alimenta, come possiamo dire, di un narcisismo della politica, e per cui Speranza finalmente ottiene, più che per il ticket che ha abolito e che, di cui lui è tanto fiero, finalmente ottiene qualche pagina dei giornali, perché può dire, interrompendo un consiglio dei ministri, che faremo di tutto e meglio di tutti gli altri, meglio di tutti gli altri, interrompiamo anche i cargo, meglio di tutti gli altri, complimenti. Sui giornali ovviamente non si parla che di questa grande scoperta italiana, che non c'è, perché non siamo i primi, perché ci stanno lavorando in tutto il mondo, ma comunque, insomma, diciamo che siamo stati così bravi a trovarla. E poi c'è tutta la retorica: sono soltanto donne, ci sono le precarie. E se ci sono solo precarie, Zingaretti, invece di pensare alla sanità italiana, di renderla la sanità romana considerata la migliore del mondo, come oggi dichiari sui giornali, forse converrebbe che questi precari così bravi e così meritevoli, se lo sono, come sembra che lo siano, cerca di assumerli, cerca di tenerli in Italia. Invece evidentemente ci si riempie la bocca. Seconda questione
di giornata è l'intervista a Bossi. E chi fa l'intervista a Bossi? Quello che lo considerava fino a ieri un delinquente, perché Bossi, non ce lo dimentichiamo, fino a ieri voleva la separazione dell'Italia, voleva le baionette, vi ricordate? Bossi era uno di quelli che parlava chiaro e che non piaceva tanto a quelli che invece volevano parlare in modo felpato. Ma Gad Lerner l'utilizza oggi su Repubblica, il vecchio Bossi, caro Salvini, così sbagli tutto. E voglio dire, la costruzione è sempre la solita, e la costruzione è che il nemico del tuo nemico è il mio amico, e oggi Bossi può essere utilizzato contro Salvini, e quindi è diventato amico proprio di quelli che Bossi non lo sopportavano fino all'altro ieri, o meglio, lo sopportavano solo quando rompeva con Berlusconi. Quando si alleava con lui ritornava violento, ritornava ridicolo, il dio Po, chiaro, il dio Po. La scena dell'ampolla, quante volte li avete preso per il culo su queste cose qua? Milioni. Ma nell'intervista di oggi ci spiega il padre della Lega: il nazionalismo ci fa perdere, se vai con l'estrema destra resti solo, il nazionalismo ci fa perdere. Quindi finalmente Repubblica ci spiega che Bossi aveva ragione, per il motivo per cui Repubblica l'aveva contestato per 1000 anni, e cioè il suo esasperato federalismo. Altro che separarsi dall'Europa, quelli volevano separarsi dall'Italia, per oggi viene bene, viene bene perché riguarda, come si chiama, Salvini, che è il nemico giurato di tutti quanti. L'altra questione che trovo straordinaria è quella di Renzi. Renzi ieri si è vestito pensando di essere Steve Jobs, sapete, il fondatore della Apple, che va e presenta l'iPad, presenta l'iPhone, presenta le grandi novità, iTunes. E lui che cosa presenta? Presenta con questo slogan, cos'è? Meno populisti, più siete populisti o siete boh, non mi ricordo neanche, uno slogan che se non me lo ricordo io non deve essere stato così efficace. Quello che mi è sembrato e che è straordinariamente efficace è il leader politico, ex presidente del Consiglio, con magliettina nera, maniche corte, che si presenta sul palco della manifestazione romana. Sfiga voluto che purtroppo i giornali siano interessati più al coronavirus e allo Spallanzani che alle gesta di Renzi, e dica una cosa su tutte, e cioè questo governo e buona fede non si permettano di toccare la prescrizione. Cosa buona e giusta, ha ragione Renzi, quella è una norma assurda votata dal passato governo giallo-verde, fatto da Bongiorno, Salvini, Bonafede, Di Maio e Conte. Oggi lo stesso Renzi la critica per motivi sacrosanti, che sono quelli che voi tante volte avete sentito ieri. Di questa critica ne ha fatto uno degli elementi fondamentali della sua convention con il suo partito, che i sondaggi danno tra il 3 e il 4%, quindi sotto la soglia che, se non cambia la legge elettorale, non gli permette alcuna rappresentanza parlamentare, immagino, visto il sistema diciamo di collegi uninominali e di proporzionale. Ma il punto fondamentale è che questa alcuni giornali ne danno una lettura molto precisa, e in particolare il Fatto Quotidiano, il giornale diciamo di Conte e di Di Maio, anche se Di Maio nell'ultimo periodo è meno apprezzato, in cui dicono grande patto tra i due Matteo, cioè la tesi del Fatto Quotidiano è che Matteo Salvini e Matteo Renzi sarebbero in accordo per far cadere il governo e per spostare al centrodestra un possibile governo del futuro, sul quale ci sarebbe anche d'accordo Berlusconi. Il punto fondamentale però di tutta questa costruzione, e che io non riesco a capire, è il motivo per il quale, quando si doveva votare in Parlamento il cosiddetto disegno di legge Costa, che è fatto da un parlamentare di Forza Italia e che bypassa la prescrizione così come prevista dal governo Bonafede, beh, i renziani, Lamboschi, Marattin, Rosato, lo stesso Renzi, diciamo, il gruppo dei renziani, non ha votato contro quella legge che loro stessi avevano detto che avrebbero potuto appoggiare e che ieri hanno detto che avrebbero potuto appoggiare. Quindi allora ti viene in mente che la fedeltà alla maggioranza, e quindi a non far cadere questo governo, da parte di Renzi è molto superiore alla volontà di cambiare una norma che loro considerano ingiusta. Perché tersum non datur, e questa è la situazione politica in cui ci troviamo. Quindi c'è molto da dire il Fatto Quotidiano, Matteo Salvini sta con Matteo Renzi, ma il punto fondamentale è che nei comportamenti parlamentari Matteo Renzi vota questo governo, e Matteo Renzi non ha votato contro questo governo proprio sulla questione della prescrizione. Pronti a votare no,
dice Renzi su questa legge, sulla prescrizione. Pronti a votare no è come quello che è sempre pronto per vincere una gara ma non parte mai. A Londra tre accoltellati, è ritornata un po' di questione, diciamo, terrorismo islamico, come sempre attraverso attentatori singoli, è successo a Londra, è successo in Belgio. Il Daily Mail ci racconta come è successo a Londra ed è piuttosto significativo, perché questo signore è stato scarcerato perché era comunque sotto osservazione prima della sua del dovuto, è stato scarcerato ma è stato seguito da due poliziotti che comunque controllavano come si stesse muovendo. Questo effettivamente è andato, ha comprato subito a 3,5 pounds un coltello, quando questo, dopo aver accoltellato due persone, i poliziotti hanno preso e l'hanno seccato. Insomma, forse un sistema giudiziario, anche per un garantista come il sottoscritto, che funziona meglio, è un sistema giudiziario che non scarcera qualcuno che accoltella qualcun altro e che poi viene ammazzato dai poliziotti. Tiene in galera quel qualcuno perché vi è l'obiettiva pericolosità sociale di qualcuno che è già stato condannato e che forse benefici di carcere, visto quello che ha fatto dopo, e non è il primo caso, dovrebbe averne con il contagocce. Margherita De Bacch, vabbè sì, poi ci sono tutte le vicende. Poi c'è l'ultima cosa che sapete che mi appassiona, le sardine chiedono scusa. Non sono come Fonsi, non sono come Renzi, ogni tanto quando sbagliano anche loro possono chiedere scusa. Cosa hanno pestato un merdone che la metà basta? Ed è la foto con i Benetton e con Oliviero Toscani. Quella roba lì a quel popolo della sinistra non piace per niente, nonostante i dirigenti della sinistra, cioè giustamente secondo me le Di Micheli, gli Zingaretti, cioè i Franceschini, quelli che governano ma che prendono i voti di questi qua, i Bonaccini che prendono i voti di questi qua, sono un po' più realisti di questi ragazzini. E che cosa dicono? Che tanto ragazzini non sono, e dicono: se togliamo le concessioni alle autostrade, ragazzi, siamo messi malissimo perché pagheremo una multa mostruosa, e chi le facciamo gestire? All'ANAS, davvero all'ANAS, che ha un casino al suo interno e non è riuscita a spendere i suoi 29,9 miliardi di infrastrutture, investimenti pubblici che gli abbiamo dato, risorse, e non riescono a spenderle? Beh, insomma, la scusa delle sardine lasciano, come si suol dire, il tempo che trova. Io direi che per oggi è tutto, anche perché vado un po' di corsa, sono al Palatino, lo vedete questo straordinario scorcio dove lavoro qua a Roma. Dobbiamo costruire la puntata di questa sera di Quarta Repubblica, ci sarà il ministro dell'economia Gualtieri, gli chiederemo un po' della sua riforma dell'IRPEF e non solo, e poi soprattutto coronavirus, un grande show che viene sempre celebrato in questo paese in cui il marziano è sempre a Roma. Ciao!